Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Sienna Version. Nello scorso abbiamo ottenuto il nostro starter, ossia Dargos, e siamo giunti in questa nuova città. Allora, come noterete, ho depositato Scarf perché abbiamo scoperto che era inutile. Qua teniamo una Rare Candy. Vi anticipo che ho già registrato uno spezzone di questo episodio. Vi dico solamente che in queste case qua non c'è niente di niente, sono tutte chiuse. Cioè, proprio quando dico chiuse, intendo chiuse in questo senso. Sembra che non ci sia nessuno in casa, quindi finalmente non entriamo a casa della gente un po' muzzo. Mi prendo un po' di pozioni, signori miei, e vi faccio vedere cosa andrà fatto, perché appunto ho già registrato un piccolo spezzone e so cosa fare. Parlando con questo qua verremo scacciati un po' alla Silver in Earth Gold, e tentando di entrare in questo edificio qua, Tizio Caio si girerà e verrà ad affrontarci un po' a caso. Max rivale vuole combattere a questo aborto, che è tipo bruttissimo, mamma mia, vai a casa subito. Deve essere un tipo terra e poi un Wooper che va a casa pure. Olè, perfetto, abbiamo devastato il ragazzino che voleva sfidarci. Entriamo un attimo qua dentro e parliamo a questa signorina qua. Ci darà in sostanza una lettera da consegnare al... cioè in realtà è lui che ci dà una lettera da consegnare a Maple, ovvero il professore, quindi ci toccherà andare. Questo coso qua è chiuso dalla polizia per qualche motivo, c'è tipo la musica del Team Rocket di sottofondo. Non chiedetemi nulla. E ok, a questo punto dobbiamo tornare giù, evitare un po' di gente e andare al laboratorio. Al laboratorio, caro mio Maple, tu mi dovresti dare qualcosa. Che cos'è questo? È qualcosa per me? È una lettera? Oh, grazie mille, Creepy. Creepy consegna la lettera, giustamente. Bene, Creepy, ho bisogno di darti una ricompensa per che ti benefici, che termini. Ok, lo so, se ti do un Pokénav sarà... come si dice in italiano? Sarà beneficiante? Sarà vantaggioso per entrambi, mamma mia. Questo Creepy Stories che vi scava nei meandri della lingua italiana. Cioè, tipo un telefono, va bene, ok. Sappiamo cos'è un Pokénav, fin troppo bene, perché io mi ricordo... Dio mio, in Pokémon cos'era? Pokémon Smeraldo, che non avevi la possibilità di dire di no a quelli che volevano registrarti. Era un supplizio. Un supplizio perché c'erano il Fab e Marco e quell'altro. Ti chiamavano tutti ogni cazzo di secondo. Arrivavi davanti a Rocco e ti chiamava il pigliomosche del primo percorso. Che madonna cara proprio. Detto ciò, dopo questo sfogo contro il Pokénav, siamo ritornati qua e grazie caro mio, e ora dovremo andare a nord. A nord non so che cazzo ci sia, perché effettivamente d'oltre questo punto esatto non sono andato, quindi andiamoci. Cos'è raga, è spastico, oddio. Terremoto sulla scala Richter magnitudo 7. Che cos'è successo? Oddio, ci sono le reclute del Team Rocket. John, che cosa stai facendo? Il bottone segreto fa un sacco di rumore. Se lo apri e lo chiudi così ancora per sbaglio, allora le persone potrebbero sentire allora la gente si volterà verso di noi. Ok, giustamente. Dobbiamo aprirlo velocemente. Temo che un altro rumore potrebbe allertare gli allenatori di questo percorso. Dovremmo correre dentro e chiuderlo il più presto possibile. 10, 9, ok. Best countdown EU. Ok, lo apro. Sì, vabbè, ma basta con sti terremoti, raga. Cioè, veramente... Oh, cos'è sta roba? Sì, va bene, gli alberi, bellissimi, raga. Ok, quindi suppongo di dover andare avanti. Vediamo appena abbiamo battuto questo simpatico tizio se ci sono dei nuovi Pokémon in sto percorso. Dai, Dargos, caro mio, buttalo giù. Buttalo giù. Ecco, il bello di questa Chrome qua è che siccome non so i nomi dei Fakeon, quando darò i soprannomi... Meditite! Allora, non lo prendo perché ho detto che vorrei fare una squadra di soli Fakeon, però ci sta. E vuole imparare il riflesso, che vabbè, al posto di Ruggito può starci. Stavo dicendo, praticamente, non conoscendo il nome dei Fakeon, per dirvi... Oh, che bello! Raga, questo qua mi piace. Allora, fatemelo catturare così vedo il tipo. Ma porca troia, no!
Allora, al massimo me lo ricerco fuori parte, raga, perché vorrei quantomeno capire il tipo. Vediamo se riesco a finire la frase che stavo dicendo. Non conoscendo i nomi dei Pokémon e dando loro dei soprannomi, li chiamerò effettivamente con i soprannomi. Quindi non farò come nella Soul Link, che chiamavo i Pokémon per metà volte col soprannome, per altre metà con il nome, con il nome vero dei Pokémon. Detto ciò, ok, il primo bullo con il primo Rattata, perfetto. Datemi una busta del vomito. Dio mio. Ok, questo qua è veramente brutto. È brutto brutto. Caro mio, sei brutto, vai via. Ole. Forse era di tipo, boh, tipo erba psico, non lo so. Vorrei ritrovare quel Pokémon di prima perché mi piaceva abbastanza. Vorrei più che altro capire il tipo. Perché ad esempio se fosse un tipo fuoco, perché detto che era arancione, l'ho subito associato. Sarebbe interessante perché noi abbiamo Dargos che è a livello 14 e ma soprattutto è di tipo erba. Quindi un bel fuoco ci starebbe. Però non lo trovo più, raga. Al massimo veramente me lo cerco fuori parte. Tylove, ma levati. No, ok, mi sa che non si trovano. Qua solo Meditite trovo. Vabbè, direi di andare a premere quel pulsante che immagino sia tipo qua. Le foglie sembrano i naturali. Ok, perfetto. Abbiamo... Guardate cosa sono sti terremoti. Ma fateli finire per piacere. Tra l'altro abbiamo una Rare Candy. Sarei tentato di utilizzarla adesso, ma la utilizzerò per... bellissimo. Cold Forest. Ok. Con gli alberi, questi qua sono di Heart Gold, sono abbastanza sicuro. Markrow, raga, minchia, ci sta un botto Markrow. Ci sta un botto. Però, ripeto, la squadra di Fakemon la vorrei davvero, dato che questo gioco qua, una delle principali feature, sono proprio sti Fakemon. Vediamo un po' se se le trova. Dio. Oddio. Allora, questo qua immagino sia un tipo veleno coleottero, a giudicare dalla locazione. È uno dei Pokémon del bosco. Proviamo a catturarlo solo per il gusto di vedere che cosa sei, qual è il tuo scopo in questo universo. Ok, una cosa brutta è che non c'hanno gli sprite modificati. Ok, sì, deve essere il classico bruchetto schifoso. Raga, stop un attimo per andare a curarmi e ci ribecchiamo tra un attimo. Ok signori, rieccoci qua. Ho comprato le Pokéball, ho curato i Pokémon un po' tutto e ho ritrovato il nostro Squirren, che a quanto pare è un altro di quei Pokémon di tipo normale che si trovano all'inizio. Ho dato il condividi esperienza a lui, al nostro bruchetto, a Isopoli. Tra l'altro, che bella cosa, mi sono dimenticato di dargli i soprannomi, ma tanto raga, loro non saranno nel team. Per un puro fatto di curiosità gliel'ho dato, perché vorrei vedere in cosa si evolve. Ok, nel frattempo questi Markrow qua, raga, sono abbastanza pericolosi. Fenfi, minchia. Fenfi qua, nei boschetti a caso. Mi piace come cosa. Dumbo, rip. Addio. Allora, questo qua è un Sandshrew, ecco, sì, ho dato il condividi esperienza perché tanto, raga, Dargos, cioè, vedete che se li apre tutti, in sostanza. No, Arden, no, caro mio. Bide, vai giù, perfetto. Livello quasi 15. Oddio, cosa sei? Oddio, era abbastanza... Thunder Punch? Stai scherzando? Thunder Punch? Onesto. Intanto sta salendo un sacco di livello, coso. Vediamo se si evolve. No, non si evolve per ora. Allora forse non è come i soliti bruchetti. O magari forse è la seconda evoluzione. Sapete che non ne ho idea. Qua non saprei dove andare. Andrei qua sopra. Vedo le reclute, quindi immagino che sia il luogo giusto. Clayferry. Allora, Razor Leaf. Tra l'altro a livello 16 Dargos dovrebbe evolversi. Vai a casa pure tu, perfetto. E dovrebbe no. Ok, non ne hai più. Ma altri Pokémon ad esempio non li troviamo qua, perché insomma, cioè voglio dire, fega. No, Clayferry non mi interessa assolutamente. Lui l'ho già visto fin troppe volte. Un'altra recluta, ancora tu, via. Aspettate, comunque raga, adesso torno un attimo indietro perché c'era un'altra via, vorrei andare a vederla. Inauguriamo intanto il nostro Thunder Punch a casa, livello 16 per Dargos. Se tutto va come deve andare dovrebbe evolversi. Ok, regna del ritardo in me. Mi sono accorto che non stavo registrando e spero che l'evoluzione si sia vista. Non lo so, oddio. No, mi sa che non si è vista. E vabbè, insomma, succede. Insomma, avevo stoppato un attimo, ci ritroviamo qua con Dargos al 19. Ho fatto solo il percorso di qua, in sostanza, per farvi orientare. Noi ci troviamo ancora qui. Purtroppo, scusatemi per questo inconveniente, comunque... Penso che non l'abbiate visto, quindi ve lo faccio rivedere un po' meglio. Si è evoluto in questo coso abbastanza carino, devo dire. Mi piace abbastanza. C'ha tipo le braccia gialle che sono, vabbè, un po' fuori luogo. Però, boh,
Sembra una catena evolutiva interessante, sembra che stia diventando uno scimpanzé d'erba. Scimpanzé d'erba che manca tra l'altro nei giochi Pokémon, cosa strana perché cioè lo scimpanzé mangia l'erba, quindi il collegamento ci sta. Comunque Thunder Punch adesso iniziamo a spammarlo a caso, come ho fatto fino adesso, perché raga queste reclute qua pare che abbiano i Pokémon cittati, perché c'avevano tipo un Golbat, ecco ad esempio un Raticate al 9 così a caso, un Golbat al 10 giustamente, no? Razorleaf è a casa, comunque raga Dargos è devastante. Cazzo, avrei dovuto curarmi. Finalmente Creepy, ti ci è voluto molto per arrivare fin qua. Dietro di me c'è un'altra c'è un'altra recluta. Ha un altro di questi ragazzi con la maglietta nera. In ogni caso questo ragazzo sembra essere più forte degli altri, ok? Quindi penso un generale. Penso che sia il leader del gruppo. Ho provato a batterlo, ma è davvero molto forte. Penso che tu dovresti provarci, Creepy. Se lo batti, forse gli altri se ne andranno. Ok. Ah, ok, pensavo si fosse baccata la ROM, stavo già per incazzarmi. Cosa? I tuoi Pokémon? Cioè, zio, io ti adoro, mi ha curato i Pokémon, ok. Tra l'altro noto che il nostro caro Squirren c'ha la Spear Berry, che non mi ricordo cosa fosse, comunque andiamo a vederlo subito. Ah, ok, la bacca perina, ok, eccola qua, la nostra recluta forte. Chi sei tu? Stai lontano dai nostri piani. Vuoi sconfiggermi? Non farmi ridere. Spero che tu ti goda spero che ti sia goduto la corsa, perché finisce qui. Attenzione, molto minacciosa questa recluta. Salve a tutti i reclute, vediamo un po' se... Sì, al Team Rocket, ok, generale Team Rocket, esattamente. Sudowoodo livello 16, ok. Non dovrei avere particolari problemi, a meno che... Ok, perfetto. Vai giù, ole, perfetto, battuto agilmente, bravo Dargos. Caro mio, hai perso. Pensi che sconfiggermi farà finire i nostri piani? Ovviamente no. Come ho detto prima, abbiamo dei membri che stanno prendendo altri posti in Avoltan, tipo, che deve essere una città. Il nostro piano globale non verrà mai fermato. Arrivederci, ragazzino. Fluttern, che non so cosa voglia dire. Comunque siamo, penso, giunti al Cyanide Cross e c'è ancora Rocket. Sei passato attraverso la foresta? Questo potrebbe significare che hai battuto il Team Rocket. Un'ottima conquista, Buddy. Buddy cosa voleva dire, raga? Non mi ricordo, tipo compagno, una roba del genere. Bene, ben fatto. Sembri un po' bruised, che non so cosa sia. Ancora, ma non... ok, va bene tutto, però calmati, nel senso, cioè, non è che mi devi curare sempre e sempre e ancora sempre. Ok, calma. Vi devo dire una cosa, non ve l'ho detto, magari l'avrete già notata. E intanto Ralts, poi cerchiamo dei nuovi Pokémon. Ho rifatto il gioco dalla prima parte all'inizio della seconda, semplicemente cambiando i soprannomi dei Pokémon in minuscolo, perché ho visto che questo gioco qua c'ha tutti i cavolo di testi in minuscolo. Io non me ne ero accorto effettivamente, e diciamo che stavano un po' male, quindi ho semplicemente fatto questo. Non vi preoccupate, I don't use any cheat. Qua intanto non vedo Fakemon, solo orribili Bellsprout, Meow e vabbè Ralts, che in realtà è figo però. Però, signori miei, se io non trovo dei Fakemon per fare un team, potrebbe essere un problema, sapete? Perché, sapete, cioè, io devo anche farmi un team, perché non è che posso arrivare all'ottava palestra con Dargos. Comunque, qua abbiamo un altro pescatore con un Goldeen Razorleaf, quindi. Tra l'altro, il fatto che abbia imparato Thunder Punch e il fatto che gli siano venute le braccia gialle, mi fa pensare che magari si evolverà in un Erba Elettro, che sarebbe, credo, una nuova combinazione. Comunque qua ci sono un bordello di allenatori Spearow, ok, minchia, meno male, raga, con Thunder Punch proprio si va tranquilli, però. Bellsprout di nuovo. Ralts, ok, no, niente, i Pokémon sono quelli. No, vero che non mi sfidi, no, mi sfidi, perfetto. Teddy Ursa, Thunder Punch, Scratch, Fire Sweep, stavo dicendo. Fire Sweep, oddio, via, vai via, maledetto aborto. Perfetto, calma. Allora, otteniamo un... sì, Max Revive così a muzzo mi è piaciuto proprio, guarda. Cioè, giustissimo. Allora, lui, hai un Weedle al 9, ok. Per ora i Pokémon sono scarsi. Sarà che ne sto allenando solo uno? E soprattutto sarà perché non ne trovo di decenti. Kakuna muore.
Sì, minchia, Heracross, questo qua. Questo qua sarà un po' fortino, sapete? No, questo qua mi fa paura. Ok, perfetto, mi sa che va giù. Raga, io penso che se mi avesse fatto anche un'incornata mi avrebbe shottato. Siamo alla nuova città, Gange City. No, chi sei? Se, ah, Budding, forse è principiante. Sembri un allenatore principiante. Ripeto, alleno Pokémon da prima che tu venissi programmato, caro mio. Ciao giovane, qual è il tuo nome? Ah, sei Creepy? Che bel nome. Il mio nome? I miei amici mi chiamano Dave. Oh no, povero. O lo farebbero se ne avessi qualcuno. In ogni caso, sono un pazzo, un vecchio e pazzo eccentrico di Ganges che ti mostrerà qualcosa. Raga, la palestra. Buono, ok, raga, per la palestra mi devo catturare le running shoes. Caro vecchietto, sono io il tuo vero amico. Segui la vera fede, ignora i falsi profeti. Ok, ragazzi, le scarpe da corsa, per fortuna. Cazzo, c'è ancora quello lì, raga, adesso ci parlo. Comunque, per la prossima parte vedrò di catturare un Pokémon, di allenarne uno. Magari allenerò il nostro scoiattolino qua, per il semplice fatto che comunque c'è la palestra. Quindi mi sento più sicuro ad avere almeno due Pokémon. Parliamo a lui. Creepy, sono impegnato. Ok, non ho capito cosa devo fare. Hai parlato di nuovo? Ok, devo andare a sfidare la palestra o cose del genere. Esploriamo un po' la città, poi concludiamo l'episodio. Ok, qua la gente in casa c'è, ciao. Ah, sei il Name Raider, perfetto. Allora poi ragazzi penserò un soprannome per i nostri due Pokémon, così almeno manteniamo. Oh, riesco a vedere che sei un Pokémon, sei un allenatore di Pokémon. Ok, devo venire da te quando avrò due medaglie. Interessante. Interessante. Wow, ci sono rimasto abbastanza male entrando e sentendo la canzoncina di Lavandonia. Comunque, signori miei, io spero che questo secondo episodio di Pokémon Sienna vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare, a iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno che trovate sopra. Sì, sopra, qua sopra, sopra lo schermo. E passate ai social che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.